tutto il paese si è lasciato coinvolgere a scafa dall'atmosfera della natività, che ha messo insieme piccoli e grandi, nuove leve e veterani per una rappresentazione che sta prendendo piede. Nemmeno la pioggia ha fermato il presepe organizzato dall'associazione Tratti Rosa. In scena 60 figuranti che hanno impersonato il viaggio verso Betlemme. Il tutto si è reso possibile grazie a uno staff tecnico composto da 20 persone. Ora e per sempre tutte le generazioni mi chiameranno Beata, poiché grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. E santo, santo, santo il suo nome. Un'iniziativa che unisce il paese. Queste sono le cose che un'amministrazione comunale saggia e oculata deve realizzare per unire anziché dividere le nostre comunità. E quanto ha rimarcato con soddisfazione il sindaco di Scafa Maurizio Giancola assieme alla presidente dell'associazione Elisa Maria Marcantonio. Siamo orgogliosi della riuscita, peccato per il maltempo, però sono stati veramente in tanti a partecipare e spero che in futuro insieme al mio direttivo riusciamo a fare altre manifestazioni del genere. L'evento svoltosi lo scorso 3 gennaio è stato replicato la vigilia dell'Epifania.